definivo, questo colore dirompente, queste meravigliose giacche, cioè è un uomo tutto colorato quello del 2014. Ma fondamentalmente le abbiamo realizzate per dare anche un po' di allegria, toglierci da questa tristezza, da questo pessimismo, e abbiamo realizzato queste giacche che sono giacche in maglia, molto colorate, sia per i giovani vanno bene, ma anche per i cinquantenni. Sì, anche di più devo dire, perché se uno poi si cura può anche permettersi di osare di più, no? E dicevo, questa scelta di fare l'uomo colorato è una scelta che secondo voi ha un successo anche sui mercati esteri? Ma sì, io mi auguro anche il mercato interno e soprattutto anche nell'Oriente. Sicuramente la collezione non è basata solo sul colorato, abbiamo anche le cose formali, vabbè, di tutti i giorni, però abbiamo fatto un grosso inserimento di colori. Abbiamo visto anche questa interpretazione artistica delle vostre giacche, quindi l'affidare ad un artista l'interpretazione di un capo di moda. Questo significa che per voi la creatività diventa un punto forte? Sempre, arte e moda vanno a braccetto, no? Bisogna sempre cercare di inventarsi, di creare un qualcosa di nuovo, essere propositivi, ma non essere statici. E sempre, tutte... Punto, mi sono un po' pirata. Ah, vabbè, lo so, vabbè. Il discorso del business comunque per voi è sempre funzionato, voglio dire, mi sembra che la crisi Lardini l'ha sentita poco. Noi anche quest'anno fortunatamente siamo in crescita di un 15-20%, andiamo molto bene sul mercato orientale tipo il Giappone, la Corea, ma anche il mercato interno, va bene anche la Russia, siamo propositivi, stiamo facendo grossi passi. Evviva! Evviva il colore!